Ciao, siamo Enrico, Silvia e Giovanni. Facciamo parte, insieme ad altri, dell'equipe che nei mesi scorsi ha lavorato per preparare la bozza del documento assembleare, che sarà discusso dall'Assemblea Diocesana e, una volta approvato, guiderà il cammino della C Vicentina nel prossimo triennio. È un documento importante e in questo video proviamo a raccontartelo. Se vuoi, puoi seguirci tenendo sotto mano il testo del documento che trovi su acvicenza.it. Partiamo dal titolo, 2023. Solo un numero? No, molto di più. È un richiamo forte e diretto all'oggi, al tempo che viviamo. I due colori mostrano infatti l'arco del triennio di vita del documento, dal 2020 al 2023. Il documento assembleare ha un carattere programmatico e dunque il titolo evidenzia da dove partiamo e identifica un obiettivo comune, un impegno che assumiamo in vista del 2023. Ci dice dove vogliamo arrivare insieme, camminando sulla strada indicata dal sottotitolo. Continua il discernimento a cuore aperto. Segnala in modo chiaro la continuità con il documento del triennio precedente. Al centro di 2023 ritroviamo infatti la postura e la pratica del discernimento. Perché il discernimento non è un tema già trattato che scegliamo di approfondire, ma un movimento vitale della vita cristiana, dono dello spirito, stile comunitario e processo da riattivare costantemente. Ma di quale discernimento parliamo? Di quello secondo lo stile e il metodo di A Cuore Aperto. In questo triennio abbiamo sperimentato A Cuore Aperto e ne abbiamo riscontrato la ricchezza e l'utilità in dinamiche anche molto diverse: programmazione, confronto, verifica, situazioni critiche, eccetera. Ora che scade come documento triennale, vogliamo farlo diventare uno strumento stabile della vita associativa. Vi ricordate quali sono i passi del discernimento di A Cuore Aperto? Rivediamoli al volo. Partiamo dalla vita così com'è, che ci interpella nella sua concretezza. Illuminati dalla parola di Dio che ci viene offerta dalla liturgia, attenti a preservare l'essenziale associativo, il lievito madre del nostro vivere l'azione cattolica, senza custodirlo gelosamente, ma investendolo e impastandolo in una realtà che cambia e dando avvio a un processo di discernimento, le quattro frecce, sollecitato dalle domande legate ai quattro principi di Evangelii Gaudium. Il tempo è superiore allo spazio, l'unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell'idea, il tutto è superiore alla parte. Di fatto, abbiamo usato A Cuore Aperto anche per impostare il documento 2023. L'indice di 2023, come vedete, segue proprio il processo di A Cuore Aperto. È composto da tre parti più la breve conclusione. La novità di questo documento sta nel fatto che non siamo partiti dall'icona biblica, ma dalla realtà che ci interpella. Nella seconda parte accogliamo gli stimoli che la parola di Dio ci offre. Nella terza parte diamo sviluppo, concretezza e strumenti alla pratica del discernimento. Prima parte, immersi nella realtà. Il documento raccoglie qui tante questioni nominate come esempi della sovrabbondanza che la vita ci offre quanto a sfide e opportunità. È una parte ricca tanto di stupore per ciò che di buono accade, quanto di domande talvolta spinose. In ogni caso sono snodi che non chiudono, ma che aprono al movimento, al cammino. 2023 ribadisce una postura da tenere rispetto a tutto ciò. Questo è il tempo che ci è dato di vivere e in questo tempo, non in altre stagioni, abbiamo la responsabilità di cogliere i segni della presenza di Dio. Ma ciò è possibile solo se attraversiamo con pazienza, a cuore aperto, questa stessa realtà, senza correre e senza cercare scorciatoie. La prima parte del documento offre anche due esempi, fra i tanti possibili, su cui fare discernimento: la questione ambientale e l'iniziazione cristiana. Esempi per dare la traccia di una prima interpretazione delle realtà che ci interpellano. Ciascun gruppo, presidenza, comunità che pratica il discernimento potrà di volta in volta individuare la questione che ritiene più significativa per la realtà che vive. Sono due situazioni esemplificative complesse, concrete e che ci toccano da vicino, ma anche diverse fra loro. La prima, che più ampia non si può, è molto laica. La seconda, tagliata sulla nostra esperienza ecclesiale diocesana e intrassociativa. I due paragrafi si chiudono volutamente con delle domande. Nella seconda parte di 2023
ci lasciamo illuminare dalla parola di Dio attraverso l'icona biblica che ci viene proposta e che è tratta dagli Atti degli Apostoli. Sono i primi versetti del capitolo 18 che potremmo riassumere in una frase: in questa città ho un popolo numeroso. È il racconto di Paolo che va a Corinto, abita nella casa di Aquila e Priscilla e lavora e annuncia il Vangelo insieme a loro. Nell'annuncio incontrano resistenze e condividono fatiche, ma allo stesso tempo ricevono il conforto del Signore Gesù, che in sogno dice a Paolo di non temere, perché lui è presente attraverso lo Spirito. Quante volte pensiamo di non farcela, di essere inadeguati, di essere in pochi, eppure in questa città ho un popolo numeroso, dice il Signore a Paolo e a noi, perché lo Spirito Santo è all'opera. Il commento all'icona biblica offre anche alcuni suggerimenti molto belli, interessanti e concreti per la nostra vita associativa di discepoli e discepole del Signore. Eccone alcuni. Il contesto dell'annuncio di Paolo, Aquila e Priscilla è quello di una città metropoli grande e complessa come Corinto, dove si intrecciano mondi e culture diverse, un po' come i giorni nostri. In questo contesto spicca la piccolezza e l'insignificanza dei cristiani, che si ritrovano come chiesa domestica in famiglia. In quel contesto sperimentano la bellezza e l'entusiasmo dell'essere cristiani. La presenza dello Spirito è quanto mai illuminante e incoraggiante, dando alle piccole comunità cristiane di ieri e di oggi una direzione all'impegno che richiederà tempo, passione e fatica. Lo Spirito apre lo sguardo dei primi cristiani al di là di quello che immediatamente possono vedere, e lo stesso fa con noi oggi. C'è un popolo numeroso in quella città e nelle nostre città, perché lo Spirito lì e ci precede e sta già lavorando nei cuori delle persone. E arriviamo alla terza parte di 2023. Ancora a cuore aperto, il discernimento come stile. Questa sezione succosa ribadisce la scelta di fondo che già abbiamo esposto, scelta di continuità e investimento sempre maggiore sulla pratica del discernimento. Il documento assembleare si pone non come la risposta già data alle nostre domande, ma come strumento per cercare insieme. Questa terza parte è forse la più pregnante del documento, nel senso che traccia una via, si fa proposta concreta, offrendo alcuni spunti metodologici. Spunti nati dalla concretezza delle nostre esperienze a vari livelli della vita associativa diocesana. Esperienze ascoltate e accolte nei mesi scorsi. Questa parte mette a fuoco alcuni snodi delicati e decisivi rispetto al discernimento, sui quali sentiamo di aver faticato di più, e ci dà alcuni input per la messa a punto di A Cuore Aperto. Indicazioni pratiche che accogliamo per migliorare il nostro discernimento comunitario. Sono questi, e insieme formano quasi una frase. Nella complessità, insieme. Un'esperienza di fede per scegliere, con la sapienza del tempo, che è anche il tempo della cura. Il documento per ogni punto propone un breve approfondimento. Noi qui li accenniamo soltanto leggendone poche frasi. Nella complessità, in un tempo inquieto e di grandi trasformazioni come il nostro, la tentazione di semplificare è forte e ricorrente. Cerchiamo facili certezze o soluzioni, rifiutando la complessità vitale della realtà. Ribadiamo dunque la rinuncia a una riduzione semplicistica delle questioni che ci interpellano. Insieme, la vocazione a discernere i segni dei tempi coinvolge tutto il popolo di Dio. Sentiamoci allora chiamati a praticare il discernimento insieme, in una perenne riscoperta della nostra dignità battesimale. Significa anche chiederci come stiamo e tenere conto della concretezza di sentimenti e percezioni che abitano il nostro cuore quando ci riuniamo. Questa attenzione alla persona ci chiede spesso di decentrarci per fare spazio a chi cammina con noi. Un'esperienza di fede. Accade talvolta che camminiamo accanto al Signore senza rendercene conto. Non dimentichiamo allora di invocare il discernimento come dono spirituale, non tanto una tecnica decisionale, quanto un dono dello Spirito che opera in noi, nella libertà del nostro dialogo con Dio, custodito nella coscienza. Per scegliere. Un discernimento incapace di giungere a una scelta non è discernimento. Troppo spesso, davanti alla necessità di scegliere,
ci facciamo frenare dal timore del conflitto. Ma l'unità prevale sul conflitto se non lo temiamo e se lo abitiamo in un'ottica di reciprocità, scommettendo che il punto di arrivo sarà quello che troveremo insieme nella pluralità delle differenze e non la sopraffazione di un vincitore su uno sconfitto. Con la sapienza del tempo. Il discernimento richiede tempo, non è un'azione che si improvvisa. È necessario pertanto coltivare l'umiltà di perdere tempo, imparando a vestire i panni dell'altro e a non cedere a logiche di iperefficientismo che troppo spesso ci farebbero preferire l'opzione solitaria e sterile della decisione del singolo. Camminando insieme, corresponsabili del cammino di tutti, capiamo davvero che sapienza fa rima con pazienza. Un ultimo punto è stato aggiunto a posteriori e riguarda l'importanza di esercitare la cura. Questo cammino si inoltra nel tempo del corona. Forse questo tempo può essere attraversato assumendo il criterio della cura, prenderci cura dei pensieri, dei corpi, dell'anima, della natura. Il documento e il discernimento che propone non hanno senso di esistere senza chi li pratica. È uno strumento adatto a tutti noi e rivolto a ciascuna situazione particolare che viviamo nelle nostre realtà. La conclusione di 2023 affida il documento proprio a tutti noi, anche a te che stai guardando questo video. Siamo tutti chiamati a diventare soggetti attivi nella pratica del discernimento, usando 2023 insieme con A Cuore Aperto. In conclusione, spendiamo due parole per raccontare il processo di elaborazione di 2023. Il documento è nato e cresciuto all'interno di un'equipe di lavoro incaricata dalla Presidenza diocesana. Un mix di età, provenienze, incarichi associativi, con nuovi innesti nel gruppo che già aveva lavorato insieme al precedente documento. A partire da una verifica del triennio concluso, grazie a contributi dei singoli sulle diverse parti, ma che poi sempre sono stati sottoposti al confronto e alla rielaborazione collettiva, siamo arrivati a una prima bozza. Naturalmente, come equipe, siamo a disposizione di chi richiedesse formazioni specifiche o un accompagnamento nell'uso di 2023 o di A Cuore Aperto. Il lavoro dell'equipe è stato accompagnato dal costante dialogo con la Presidenza diocesana. Una prima imbastitura del documento è stata diffusa in occasione degli incontri zonali di scuola associativa a novembre 2019, raccogliendo contributi e osservazioni dal territorio. Successivamente, in due incontri, il Consiglio diocesano ha lavorato in modo più approfondito per approvare la bozza da sottoporre all'Assemblea. A quel punto, l'emergenza Covid ha stoppato anche il percorso assembleare. Ci siamo interrogati assieme al Consiglio diocesano per capire se e come intervenire sul documento assembleare alla luce di ciò che stiamo vivendo. Abbiamo scelto di aggiungere una breve premessa a inizio documento e il paragrafo 3.7 dedicato alla cura e che fa esplicito riferimento al coronavirus. Non avrebbe avuto senso a quel punto stravolgere e riscrivere il documento. Anzi, come potete leggere nella premessa, ci sentiamo rafforzati come associazione nella scelta di porre la prassi del discernimento al centro del nostro percorso. La situazione ci costringerà a cambiare in profondità, ma come? Proprio per comprendere il come, nei mesi e negli anni futuri il discernimento ci servirà ancor più di quanto potessimo immaginare pochi mesi fa. Ora non ti resta che leggere il documento e farlo tuo. Confrontati con altri in presidenza, in commissione, in gruppo. Il testo sarà discusso, emendato e votato dai delegati dell'Assemblea diocesana. E poi siamo chiamati a condividerne l'uso con coraggio e fiducia. Buon 2023 a tutti e a ciascuno. In ascolto dello Spirito, camminiamo insieme nel discernimento.